E questo è un bacio straordinario perché questa è l'ultima puntata del 2016. Quindi benvenuti carissimi amici di Quattro Chiacchiere. Di fianco a me c'è già colui che condurrà insieme questo appuntamento. Si presenta da Matteo solo. Savoldi da Wake Music, l'appuntamento del mercoledì che sicuramente ormai i tuoi telespettatori conosceranno perché sei stata anche mio ospite. Anzi, io approfitto per invitarti nuovamente perché sei molto simpatica. Mi hai già detto che la prossima data è il 6 gennaio. Sì, la prossima data libera è il 6 gennaio. Non riesco a trovare una ragazza che venga qui a condurre con me il 6 gennaio. Ma mi Quindi, ci vedete come secondo Befana? Io ve lo chiedo. me. Ma no, una bella e simpatica Befana, dai, assolutamente. A proposito, cosa hai fatto ieri durante il Natale? Hai mangiato? Ti sei divertita? Guarda, ho preparato la puntata. Ho Ah, hai lavorato lavorato! quattro Mamma mia, chiacchiere, oggi ho quindi. mangiato come un pazzo e insomma ora sto smaltendo, amici, immagino che anche voi. Anzi, tra l'altro Santo Stefano, sai cosa succede, no? Che si mangiano un po' i rimasugli di quello che insomma rimane a Natale, no? E quindi sono ben pieno. E allora adesso andiamo a presentare anche i Certo. nostri ospiti perché sono loro i veri protagonisti della puntata. Avremo arte, musica, psicologia, quindi un bel mix per concludere l'anno veramente. Partiamo subito da Andrea Candolfo, cantautore, Ciao benvenuto. Barbara, ciao Matteo. Dall'artista Vittoria Salati. Buonasera a tutti. Eugenia Harten, artista. Buonasera. Claudia Sposini, psicologa, psicoterapeuta. Buonasera Barbara, buonasera a tutti. Poi mi sposto alla mia sinistra con Luciano Daddetta, compositore, strumentista, autore. Ciao Barbara, Matteo, ciao a tutti. E poi abbiamo un tuo omonimo, Matteo Tiraboschi, cantante tenore. Ciao Barbie, ciao Matteo, ciao a tutti voi che ci seguite. Adesso invece mi rivolgo a Eugenia perché anche tu eri in puntata proprio insieme a lui lo scorso 17 ottobre, soprattutto per promuovere la tua mostra Interscambio Culturale Italia-Brasile, quarto interscambio. Quindi com'è andato questo interscambio? Innanzitutto voglio ringraziare a te per la tua presenza, mi ha gratito tantissimo, a Sergio Bianchi, a Luciano che ha fatto onore di portare le sue bellissime Grazie. composizioni, sono rimasta proprio felice. A dottoressa Matteo Michello che ha fatto una bellissima presentazione. Lei, prima di parlare, lei si è informata con la storia dell'arte del Brasile, l'espressionismo, tutto. A Nino Carré, che è stato molto disponibile, e anche a Claudia Risicado. E non poteva lasciare di ringraziare anche il Comune di Caravaggio che ha patrocinato l'interscambio. È vero. Devo dire che è stato veramente un grande successo. Io non aspettavo così tanto, sono venuti non soltanto pubblico di Caravaggio, i residenti di Caravaggio e dintorno, ma anche di Milano, addirittura anche gente da Genova, di Bologna, e è stato veramente un grande successo. Quindi sei soddisfatta? Sì, sono molto soddisfatta, tanto anche è uscito su tre articoli di giornale. Che una mostra in una settimana è andato benissimo. Infatti noi eravamo presenti all'inaugurazione, è stata veramente bella e poi anche Matteo Micello ha fatto veramente una bella inaugurazione, c'era anche Vittoria Sì, c'era anche Vittoria, presente. devo ringraziare anche a lei, a presenza di Vittoria, mia amica, che è venuta di Piacere. Milano. È stato un Che bello questo piacere. accento brasiliano, sembra di sentire bellissima. Sì, è bello. Scusate che non parlo No, proprio bello, bello, bene, bello, troppo molto bello. Forse, Sempre per te, Eugenia, subito dopo hai già fatto un'altra mostra, quindi un bel impegno personale. Come sei riuscita a fare tutto in poco tempo? sì, devo dire che questa mostra non era in programma. In questo interscambio che ho appena parlato, la mostra di interscambio, è venuta una curatrice che non la conosceva di persona e lei ha visto i miei lavori, è piaciuto tantissimo e mi ha proposto, subito dopo mi ha chiamato tramite telefono e mi ha proposto di fare questa mostra personale, ci siamo entrati d'accordo, abbiamo fatto un appuntamento. Per vedere la location mi è piaciuto tantissimo e abbiamo cominciato nel giorno 27 e è stata veramente una bella presentazione che anche lei è un critico d'arte e ha fatto una bella presentazione sui miei lavori e mi ha fatto tantissimo piacere. E questa mostra c'è ancora? Sì, è fino al 15 gennaio.
Benissimo, allora dopo diciamo ancora qualcosina che magari invitiamo anche i nostri telespettatori a vedere. Nella terrazza dell'Hotel Belvedere, via Mota, 46 va Priudata. Benissimo, orari, tutti i giorni. Tutti i giorni. Sì, perché è un hotel. Certo. Sì. Voglio passare da Eugenia e la tua arte e quindi chiederti quando tu hai iniziato a fare arte. Da sempre, da quando ero bambino ricordo sempre che il mio giocattolo preferito era usare i pennarelli, dipingere, creare i fumetti, dipingere sempre. Poi ricordo che c'era ancora mio papà, che lui c'era un'agenzia di pubblicità e quando ha visto i miei disegni ha detto tu quando crescerai lavorerai con me nell'agenzia di pubblicità. Però purtroppo lui è venuto a mancare e questo nostro progetto non è andato avanti. Comunque in Brasile ho sempre lavorato nell'ambito dell'arte, ho lavorato 16 anni nel Museo d'Arte Moderna e lì ho avuto anche l'esperienza di organizzare le mostre. Era un museo importante, abbiamo avuto le mostre di Basquiat, di Goya, di Rodin, è venuto lì e lì ha cresciuto tantissimo la mia passione per l'arte. Infatti vediamo comunque anche qui i tuoi dipinti che sono veramente molto particolari. Questa cos'è? Sembra una nave, un... Sì. È la caravella, scusatemi italiano. No, vai benissimo. Ma cosa c'è in questo disegno? Effettivamente si capisce che c'è un'imbarcazione all'interno. Sì. E tutto quello che c'è attorno, ti chiedo scusa la mia ignoranza, non sono un artista, ma cosa rappresenta tutte le linee che ci sono attorno? È infatti una caravella, per me è... Io dipingo non quello che vedo, ma quello che sento. Ah, okay. È un po' astratto. È un po' astratto. Però dà l'idea però realmente. Io non sono considerata soltanto un'artista astratta, perché io vivo in un confine tra o astratto e anche o figurativo. È una cosa particolare. Cioè, dipingi le tue percezioni anche. Ma è bellissimo perché lo sa fare anche molto bene, guarda anche i colori come vengono abbinati. Bello, molto bello, complimenti. Grazie. Eugenia, invece, io vedo che anche su Facebook tu sei sempre molto attiva. Hai creato un gruppo, sì. International Fine Arts Gallery. E che cosa proponi questo gruppo? È una galleria d'arte virtuali, aperta a tutto tipo di espressioni d'arte e anche a tutti gli artisti del mondo, no? Io provengo di una famiglia multietnica. Meu bisnono era olandese, minha bisnonda indonesiana, que all'epoca Indonésia era colônia da Holanda. Meu nono olandese, per motivo di lavoro, lui era engenheiro, é andato in Brasile per lavorare, costruire le ponti, e ha conosciuto minha nona brasiliana, que o papai era português. Allora, avendo tante informazioni di diverse culture, mi è venuta la voglia di creare questo gruppo per dare opportunità appunto di artisti di tutto il mondo esporre in questo gruppo. Certo, bellissimo. E allora, avendo parlato di Facebook, io vorrei aprire una parentesi sui social, che sicuramente sono d'aiuto per alcune cose, però magari per altre creano qualche problema. Quindi anche a Vittoria vorrei... Sì. Allora, io consiglio a tutti quelli che vogliono arrivare da qualche parte nella vita oggi di crearsi un sito. Senza un sito web non si arriva da nessuna parte. Con un sito web funzionale, chiaro, fatto bene, si arriva dall'altra parte del pianeta nell'arco di qualche ora. Io alla veneranda età di 60 anni mi sono iscritta a un corso di computer e mi sono creata il mio sito. Me lo sono creato, per cui su questo posto le mie opere, i miei eventi, così. E diciamo che noi ci improvvisiamo artisti e postiamo sul web le nostre opere, cercando di dare a qualcuno che sta dall'altra parte un'emozione. Non chiediamo nulla in cambio. Mentre sul web oggi, che è aperto a tutti e credo anche a persone che non dovrebbe, si trova quello che si improvvisa critico la mattina e si alza e decide di fare una sua classifica personale su ciò che è bello, su ciò che è brutto, mettendo nomi e cognomi pubblicamente, mettendo alla berlina persone
ignare di questo, perché la cosa che mi ha indignato più di tutto è che queste persone che erano messe alla berlina erano ignare di questa cosa, e io ritengo che non sia giusto, non sia possibile. Ritengo che i social dovrebbero innanzitutto non permettere a qualcuno che si faccia 10 account, ma uno solo, con tanto di nome e cognome e codice fiscale, e magari pagando 10 euro al mese, che qualcuno ne avrebbe 100 di meno di tutta sta roba qua. E poi, se si segnala qualcosa che ferisce, che è falso, che deve essere rimosso. Non può essere che arriviamo a vedere le persone che si suicidano perché i social non mettono un freno. Sono d'accordo con te, guarda. A tutte le persone che sono lì e che, cioè, non ritengo che questa cosa i social la devono fare prima o poi. Perché devi finire con l'unica regola del mio gruppo. E non è vietato veramente le offese, che sia agli artisti come anche alle opere degli artisti, che è come se fosse un figlio, perché se tu crea una cosa, tu crea con amore. Questa cosa, cara, carissima, anche a me è capitata, anche a noi. Noi spesso siamo criticati, sia me che Luciano, anche il nostro produttore, che così, se purtroppo l'invidia è la brutta bestia, come si dice. Quindi, però veramente spero che Zuckerberg e qualcun altro si impegnino, oltre che a migliorare Facebook con video e altre cose, a bloccare certe persone, a fare più sicurezza. Ci vuole più sicurezza, perché davvero siamo giunti a un livello ormai è tutto troppo aperto a tutti. Certo. Non va bene. Io però considero, Matteo, perdonami se ti rispondo, ma io credo che come dire, faccia anche un po' parte del gioco la critica, quindi quando comunque in qualche modo ti esponi sui social piuttosto che anche artisticamente eccetera, è chiaro che troverai un certo numero di persone, un certo pubblico di persone che ti apprezza per quello che sei, e altre persone a cui non piaci proprio per quello che sei. Però ci sta, però che deve essere una critica basata, deve essere anche costruttiva, sì, la critica, cioè, ma la critica deve essere diretta, deve sapere che lo stanno criticando, lui deve saperlo. Sì, alcuni sono subdoli, sono proprio scorrenti. Mi piace, ok, ma se dici che mi faccio schifo, cosa non mi sta bene. Diciamo che il discorso artistico, allora, se io espongo un quadro, chi si espone è soggetto comunque a delle critiche, quindi può piacere come non può piacere. Io dico, se guardo un quadro e non lo capisco e lo critico, dico peggio per me, che ignorante. Certo, no, ma Matteo dice un'altra cosa, c'è qualcuno magari che dice fai schifo, sì, questo è una cosa, però io dico anche questo, cioè dipende anche poi come noi ci poniamo rispetto a queste persone, perché molte volte le persone che ci attaccano in questa maniera, spesso anche gratuita, sono persone che si nutrono proprio delle nostre reazioni, quindi anche questo è vero, se non gli rispondi alla fine la smette sempre. Ma sono successe delle cose che non era così, perché se io per curiosità passa un video e dice le opere più brutte del web, istintivamente clicco e lo apro e vado a vedere e vedo che c'è scritto l'opera di Pinco Pallo, quinta in classifica come una delle peggiori sul web, con tanto di nome e cognome, quella persona non sapeva nulla. Questo è scorretto, questo non è possibile, questo non può essere fatto. Certo. Sotto di me scrivono che le mie opere sono tutte terribili, orribili, non c'è problema, ma me lo devono scrivere, no, che devono mettere il mio nome in una classifica delle opere peggiori e io non ne so nulla. Però attenzione alle dinamiche del web, perché spesso questo porta più pubblicità che sì, non... Però a qualcuno che ha pensato di far carriera in fretta, ma magari è franato sotto le sue stesse macerie. Secondo me c'è gente che si improvvisa o cantante o giornalista o critica senza averne il diritto. Senza avere nessuno titolo di studio. Bravissimo, soprattutto, bravissimo. Che deve prima si informare, studiare, stare là. Forse un po'... Brevemente vorrei chiedere un consiglio a Claudia. Io ho scritto proprio un libro su questo, però il mio libro è più dedicato ai minori e si chiama Cyberbullismo.
consumo per un uso consapevole di internet e dei social network, quindi atti di bullismo perpetrati online. Naturalmente, come ho detto prima, io parlo soprattutto di minorenni, quindi queste cose succedono in special modo tra i ragazzi e le ragazze. Però purtroppo non è vero, succedono anche tra gli adulti. Come c'è il mobbing, c'è anche il mobbing in rete. Quello che ha detto la signora, cioè, secondo me è un episodio, più episodi di mobbing. Possiamo trovare un paragone del genere. Quindi sì, c'è la parte, dice sì, vi posso fare pubblicità, ok, però voglio dire, qua da quanto sembra, da quanto ho capito, siamo andati davvero, abbiamo oltrepassato lo scherzo. Qua non si tratta più di scherzo o di critica che può essere costruttiva. Vorrei chiedere sì, una cosa, che cosa ci prova una persona che diffama gli altri sulla rete, soprattutto che va in tutto il mondo? Che certo, cosa ci prova? Che sì, piacere? Sì, puoi provare. Sì. Un piacere malato, perché voglio dire, non si tratta più poi, no, dici, di ragazzini o adolescenti. Niente, che condividono. Esattamente, qua si parla poi di adulti, cioè, e la condivisione, come appunto dicevamo prima, può essere potenzialmente infinita. Cioè la notizia di questa critica negativa può raggiungere gli utenti italiani, ma può raggiungere anche gli utenti brasiliani, sì, visto che lei viene dal Brasile, tutto il mondo. Per cui tra ragazzini non dico di comprenderlo fino in fondo questo problema, però posso capire che non hanno gli strumenti e a volte l'intelligenza per capire certe cose che possono avere delle cause drammatiche. Però davvero non me l'aspetto in un mondo adulto, dove appunto la parola proprio adulto significa alla fine responsabilità, responsabilità nei confronti di noi stessi, ma anche nei confronti degli altri, perché su internet comunque come andare, uscire di casa, posso trovare persone che conosco e posso trovare persone che non conosco, quindi quelle persone che non conosco, che si nascondono dietro 3.000 profili, possono essere anche potenzialmente pericolose. Sì, lo sono. E quindi allora sia a livello psicologico, ma anche, non è il mio campo, però a livello giuridico ci dovrebbero essere delle tutele. Sì, 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 sì. Assolutamente. Poi un'altra cosa, sì, sì, sarebbe che Facebook deve vietare che i profili tipo che non hanno fake, identità fake, tu essere, se ma tipo Matteo Tiraboschi, basta, Lucia Onda detta, non so, Gigante Bella o Acqua Marina o Perla Nera, queste cose qua. Certo. Via queste cose qua. No, via. Ma so che Facebook sta facendo un lavoro molto, molto forte su queste cose, ma ne nascono talmente tanti ogni giorno, perché è così semplice aprire un account fake che insomma. E per quanto riguarda la bellezza, parliamo sempre della bellezza anche dei quadri di Eugenia, non di meno quelli di Vittoria, perché sono meravigliosi anche i suoi. Però tu, Eugenia, hai fatto anche tu tante mostre. Sicuramente hai vinto anche dei premi, hai avuto anche tante critiche, molti hanno parlato di te. Sì, sì, è vero. Sì, ho fatto tantissime mostre in Brasile, in Italia, nella Francia, Germania e anche altri paesi. Però devo dire che non è stato facile, perché io già avevo un percorso artistico in Brasile e ho dovuto lasciare anche un po' di riconoscimento che eu avevo avuto anche i premi, per venire in Italia e cominciare da capo, da zero. Però devo dire anche che è stato un grande stimolo per me e è stata una grande sfida. In Brasile ho avuto o piacere di conoscere un critico d'arte che mi seguiva negli anni 90, che parlava sui miei lavori nella rubrica che aveva lui sul giornale, aveva questa rubrica d'arte, senza anche di mi conoscere, né, prima anche di vincere il mio primo premio importante nel Museo di Stato di Pernambuco, che era lo stato dove abitavo. Poi la mia prima mostra in Brasile è stata molto importante per me negli anni 80, che sono stata invitata dal coordinatore del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Recife, dove abitavo, quando ho visto i miei disegni,
che in quella epoca io facevo i disegni su china e lui è piaciuto tantissimo e mi ha chiamato per esporre in questa prestigiosa galleria d'arte comunale. E lì c'era un direttore che mi ha fatto tantissimo piacere conoscere, perché lui era un grande maestro, che anche lui si è identificato tantissimo con i miei lavori, perché anche lui faceva le china, i lavori su china. In Italia io ho avuto anche tantissimo piacere di conoscere due grandi critiche d'arte che mi accompagnano adesso in queste due mostre che sto facendo, che è la Matteo Micello, una dottoressa bravissima, e anche la dottoressa Maria Grazia Colombo, che mi ha invitato appunto per fare questa mostra personale che sto facendo fino al 15 gennaio. E tantissime mostre, ho fatto certo. Art shop no Carrossel do Louvre, e ho fatto anche una coletiva nel Spring Museu di Hannover, nella Germania, e ho fatto un buon po'. Bene, Eugenia, allora ricordiamo la tua mostra che è ancora in corso. Sì, fino al 15 gennaio, mia mostra personale nella terrazza dell'Hotel Belvedere, via Motta 46 a Vapri d'Ata. Però sto facendo anche due mostre importanti, una nella galleria del Parque Hotel a Cassano d'Ada e l'altra nel club storico Botafogo a Caneto Pavese, che anche Vittoria sta partecipando in questa mostra. Benissimo. Benissimo. Matteo, ma hai visto che bello sfondo che ci ha accompagnato? Fantastico, a me piacerebbe invece, continua col sottofondo, è veramente molto bello, molto molto bello. Lo sfondo è eccezionale, infatti io te l'ho rubato immediatamente, mi sono fatto un selfie, me lo sono messo su Facebook, così tanto per essere social. Ecco. Perché chi è l'autore? Chi è l'autore? Dillo tu. Sergio Bianchi. Grazie Sergio, sei bravissimo. Serginho. Sai che tra poco arriva a fare le foto, no? Ha già fatto prima e fa anche adesso. Salutiamo in regia anche Massimo. Massimo, eccezionale. E anche il mio regista è Massimo, quello che vi passa tutte le canzoni a mercoledì è lui. Quindi ti troviamo tutti i mercoledì? Tutti i mercoledì alle ore 20:30 su Lombardia TV, poi sono in replica sulla di Crema TV canale 111, sabato alle ore 23 e domenica mattina sempre su Lombardia TV ore 10 per aprire nel migliore dei modi la vostra mattinata domenicale. Mentre siete ancora sotto il piumone, ascendete e vi passo la musica. La migliore musica di Lombardia TV. Allora, penserò se essere presente il 6 gennaio. Ci faccio un piccolo pensiero. Mi piacerebbe. Mi travesto da Befana, vengo con la scopa. Io vi ricordo le repliche di Quattro Chiacchiere, che sono il giovedì alle 14:30, il sabato alle 20:20 su Lombardia TV, che ci trovate sul canale 99 e 599 del digitale terrestre per la Lombardia, 219 per il Piemonte, 665 per la Liguria, 888 per il Lazio, ma anche per l'Emilia Romagna. Domenica siamo in replica alle 16 invece su Lodi Crema TV canale 111. Anche in streaming, mi raccomando, basta digitare Lombardia TV. Io vi aspetto settimana prossima, quindi con il nuovo anno, con un'altra puntata tutta da guardare veramente. Un bacione e buone feste! Buone feste! Ciao! Ciao! Tutto quello che già ho.